Carl von Linné è nato a Rasciult, un piccolo paese della provincia di Småland, in Svezia, il 23 maggio 1707. Fin da giovane, Linneo mostra una forte propensione all'osservazione della natura e delle piante in particolare. Preferisce trascorrere il suo tempo all'aria aperta piuttosto che alla scuola di Vaxio, impostagli dal padre, pastore protestante, che voleva avviarlo alla carriera religiosa. Inizia gli studi di medicina a Lund nel 1727, ma già l'anno successivo si trasferisce all'Università di Uppsala. Lo studio della medicina comprende quello delle sostanze per lo più di origine vegetale, allora usate in farmacia. Questa combinazione gli dà modo di coltivare la sua vera passione, gli studi di botanica. Si dimostra uno studente capace. E già nel 1730 inizia a delineare un proprio metodo di classificazione tassonomica. Nel 1735 si trasferisce in Olanda, dove termina gli studi di medicina all'Università di Herderwijk, per poi iscriversi successivamente all'Università di Leiden per consolidare ulteriormente i suoi studi. La sua reputazione come botanico e la stima di cui gode nell'ambiente scientifico sono ormai consolidate. Pubblica il sistema Nature, in quell'opera espose per la prima volta il suo metodo di classificazione tassonomica dei regni animale, vegetale e minerale. Caratteristiche fondamentali di Linneo sono il sospiccato senso dell'ordine e la profonda religiosità presente in tutte le sue opere. Linneo, complice anche l'influenza del padre, era molto religioso. Tutta la sua vita era dedicata alla conoscenza di ciò che Dio aveva creato ed era convinto che studiando le opere di Dio avrebbe raggiunto, perlomeno compreso, la saggezza divina. Questo pensiero lo perseguiterà durante tutto il corso della vita e lo spronerà a cercare l'ordine divino della creazione partendo dalla costruzione di una classificazione naturale che doveva essere la chiave per rivelare quest'ordine. Nel sistema Nature sono classificate oltre 4.000 animali, secondo una classificazione artificiale degli organismi, basata su caratteri esterni ed evidenti, come per esempio la disposizione dei denti nei mammiferi, il tipo di becco e zampe negli uccelli o la posizione delle pinne nei pesci. Nell'opera la mente di Linneo, pratica e realistica, ha colto e descritto in modo diretto le caratteristiche concrete ed osservabili dei soggetti naturali. Linneo amava molto le scimmie. È probabile che avesse avuto occasione di vederne da vicino durante il suo soggiorno di studio ad Amsterdam, che era allora un centro importante per il commercio di animali esotici. Quando tornò in Svezia, organizzò un piccolo zoo ad Uppsala, che comprendeva scimmie di vario tipo, e si racconta che tra queste ne prediligesse una Bertuccia di nome Diana. Che le scimmie si distinguessero sostanzialmente dall'uomo perché prive di un'anima non era una cosa che Linneo si sentisse di concedere facilmente ai teologi. In una nota al sistema Nature, Linneo liquida la teoria cartesiana che concepiva gli animali come automi meccanici con la seguente affermazione. Evidentemente Cartesio non ha mai visto una scimmia e in uno scritto successivo che porta il titolo Cugini dell'uomo, gli spiega quanto sia arduo identificare, dal punto di vista delle scienze della natura, la differenza specifica tra le scimmie antropomorfe e l'uomo. Egli scorgeva chiaramente la differenza che separa l'uomo dalla bestia sul piano morale e religioso. Scrive infatti: l'uomo è l'animale che il Creatore ha trovato degno di onorare con una mente tanto meravigliosa e ha voluto adottare come suo favorito, riservandogli un'esistenza più nobile. Dio ha perfino mandato sulla terra il suo unico figlio per salvarlo. Ma allo stesso tempo, Linneo scriveva: nel mio laboratorio devo attenermi ad una considerazione dell'uomo e del suo corpo dal punto di vista del naturalista, che non riesce a trovare altro carattere che lo distingue dalle scimmie se non il fatto che queste ultime hanno uno spazio vuoto fra i canini e gli altri denti. Che Linneo inserisca la specie Homo negli ordini degli antropomorfa e dei primati accanto alle scimmie e ai lemuri non deve quindi sorprenderci più di tanto.
In generale, comunque, al suo tempo, i confini tra l'umano e gli altri esseri animali era più incerto e più fluttuante di quanto non apparirà nel XIX secolo dopo lo sviluppo delle scienze umane. Il linguaggio, che sarebbe diventato il contrassegno per eccellenza dell'umano, fino al XVIII secolo scavalca gli ordini e le classi, perché si sospetta che anche gli uccelli parlino. Un testimone certamente attendibile come John Locke riferisce, come cosa più o meno certa, la storia del pappagallo del principe di Nassau, che era in grado di sostenere una conversazione e di rispondere a delle domande come una creatura ragionevole. Nell'introduzione a Sistema Natura, secondo Linneo, l'uomo non ha nessuna identità specifica se non quella di potersi riconoscere. Ma definire l'umano attraverso la conoscenza di sé significa che è uomo colui che si riconoscerà come tale, che l'uomo è l'animale che deve riconoscersi umano per esserlo. Al momento della nascita, scrive infatti Linneo, la natura ha gettato l'uomo nudo sulla terra nuda, incapace di conoscere, parlare, camminare, nutrirsi, se tutto ciò non gli venga insegnato. In una lettera a un critico che gli obiettava che nel sistema l'uomo sembra essere stato creato a immagine della scimmia, Linneo risponde: e tuttavia l'uomo riconosce se stesso, ma chiedo a voi e al mondo intero di indicarmi una differenza generica fra la scimmia e l'uomo che sia conforme alla storia naturale. Io non ne conosco.